Il discorso è questo: chi c***o sarà l'allenatore dell'AC2? Bro, Sydney Sweeney, la nuova allenatrice dell'AC2. Bella, come swagga, zio porco. Davvero romanista dovrei mettere la Samp come rivale. Se no possiamo fare una lore intrinseca, potrei mettere il Parma del Faina come rivale. Perfetto. Divise, stemma, stadio. Budget trasferimento. Io vi direi 10 milioni, bro. Cioè, 10 milioni è una roba mezza onesta, dai. Modulo che voglio usare. Io in carriera il 4-2-3-1 è roba mia, zio. Allora, ragazzi, pronti? Tocca rivoluzionare sta squadretta. Il problema è che adesso tocca pensare. Allora, innanzitutto, ragazzi, mi dispiace dirvelo, ma si vanno a vedere subito i svincolati, bro. No, la FIFA ha rotti i coglioni. Ma com'è possibile che sto coglione? Sono 3 anni che cerca squadra. Non so belli sti giocatori, devo dire. Ragazzi, ci risiamo. Oh shit, here we go again. Sorbacche. Ah, eccolo, Luis Chavez. Porco d***o, è un treno. I messicani sono rotti. Oddio, però a me già sta roba dei svincolati mi dirta al primo anno. Cioè, secondo me svincolati devo andare al secondo, bro. Non lo so, troppi svincolati poi me puzza de merda, capito? È come se prendi proprio quelli basic che prendono tutti. Voglio fare una roba un po' più, capito? Uno. Vabbè, mo lo vediamo. Datemi prima dei nomi. Voglio qualche giovane, bro. Mi voglio arrapare con qualche giovane che è simpatico. Ma io voglio i giovani della Serie A, broski. Cioè, io sono arrapato dai giovani della Serie A. Tipo, giovani della Serie A, così. Vai, 16-21, fammi vedere. Quanto mi piacciono i giovani della Serie A. Tommasone Baldanzi, il nostro truce. Edoardo Bove. Eccolo qua. Mamma mia, che fregno. Ma gli hanno cambiato la foto. Calafiori è tipo il must. Prendo Calafiori in carriera, lo metto in thumbnail, sono primo in tendenza. Però, ovviamente, Calafiori lo valuto. Che bello. Valentin Carboni pure casa, però sta in prestito. Bono d'Orguo. No, mi sa che l'avevo preso pure. Non mi ricordo se l'avevo già preso. E Bosella in treno. Hausen spigne, però sta in prestito. Mannaggia la Madonna. Ealing Junior è mio padre. Ealing mi sa. Ah sì, manciare game face. Cazzo bello. Miretti mi ha rotto i coglioni. Raina. Samardzic, vabbè, questi sono un po'. Rotti, Scarvini bello pure sulle forte, cazzo. Però sta in prestito pure lui, mannaggia la madonnaccia. Purati casa, però tutti in prestito, cazzo. Mio zio. Vignato cedibile in prestito. Però cedibile in prestito vuol dire che al momento non è il top del top, capito? Legoschi, let's go. È così che si fa. Ok, Juan Carlos Gauto. Che cazzo dici? C'è sta Idan Mbappé? Nah. In scadenza. Ah, raga, abbiamo Mbappé e Bellingham, ma i fratelli stupidi. Poi in realtà, come si chiama il fratello di Bellingham? Cobel. Ne manco male, ragazzo, Alessandro Circati. 19 anni, bello. Colescio. Che cazzo è sta gente? Coleoscio. Ok, interessante. Kubarsi. 16 anni. Ma come 16 anni, bro? 16 anni mi casa, Mamparo De Vecchi. Bro. Ma tipo Matic. 7 milioni, tu madre, oh. Capito, due vecchi vi servono, bro. Dante. Porco Dio, che nome. Bellissimo. Bro. 3 mio... 39 anni, bro. Te fa una stagione al top. Però devi pagare 300 euro. Che è 3 milioni e 100, porco Dio. È un botto. Oh, bello. Ammazza come trippa, oh. Oh, in scadenza, oh. 1,90, 18 anni.
Quanto c'ha de potenziale sto treno? Oh, bello! Grey. 16 anni, mi hai detto. Questo qua, 17. Sto fischello. Luca Vuskovic. Mazza, imbruttito. Pare Mancini, pare. Restes. Portiere, 18 anni. Ottima promessa. Bello. Bello sto fischello, me casa. Però quanta gente abbiamo messo? Fammi vedere. Guarda quanto cazzo è bello healing col game face, bro. Oh, bello! Bro, Coleoscio va preso. C'ha il cazzo di game face, c'ha. Ma Matic, perché sembra una Funko Pop? Ma che è? 34 di velocità, frate. 32 di velocità Dante, brother. Porco Dio. Matic, la loro richiesta è di 10 milioni. Vai, vai, ho preso. Bro, ma non lascia, c'ha il game face, frate. Yeboa reste... Oh, sto pischello pure spacca. Però... Bisogna aspettare, però, raga? Ah, bro, io tipo Coleoscio devo pia... C'è game face, 18 anni, italiano, bappiato. Scambio giocatori, portiere, Tepi Federico Rizzo, bro. Dumioni. Dumioni è buono. La company, mi guarda così. Company, non mi devi guardare così, innanzitutto. Facciamo proprio due pappi precisi, col 3% di clausola di rivendita, tipo. Proprio Dumioni così. Come rifiuta? No, ma te pare. Dumioni 150. Preso. Buonissimo. Frate, ma c'ha pure tre playstyle. Cioè, rapido, talento naturale, passo veloce, oh. Ovviamente quelli grigi, perché quelli d'oro non credo ci siano in carriera. O ci sono? No, in realtà mi sa che ci sono pure quelli d'oro. Però veramente una cazzata che i giocatori non possano upgradarsi col tempo il playstyle. Cioè, questo lo abbiamo subito, secondo me. Facciamo così. Cruciale, va bene. 5 anni, accetto. Zero de clausola, godo. L'unica cosa che me dovevi dire, non Matic. Stipendio quanto gli do, ragazzi, secondo voi? Tipo 7,5. Prende 9.000, allora facciamo 9.000. Dagliene 9, bro. Dagliene 9,2. De bonus gli do qualcosa? 10.000 euro de bonus. Ti avviate 10.000 euro de bonus, vai. Vai con le ottero. Porco Dio, accettato così, che potevo dar de meno. Sto rosicà. Vabbè, buono però. Primo acquisto, me casa. 2 milioni però sono già volati. Però in realtà devo vendere. Cioè, la roba buona è che comunque c'ho un sacco di giocatori che sono vendibili. Cioè, tipo, secondo me Calafiori so potremmo pia, capito? Mi fa vedere quanto vale il Bologna per Calafiori. Lo scambio giocatori, portieri, Federico Rizzo, avanza offerta. I mortacci vostri. Oddio, a Calafiori col cazzo, copio. Vabbè, bella, se siamo visti, Calafiori non si può più, ragazzi. Mi dispiace, costicchia un po' troppo. Perché Vuskovic, porco due, in game è così brutto? Mi pare Szczęsny. Ammazza quanto me casa questo. Ah bro, Ouro Tagba me casa. Vuskovic potenziale minimo 86. Porco Dio, andiamolo a prendere subito. Va, lasciami perdere. Chi è che vonno? Leonardo Berardi. Quanto costa Leonardo Berardi? Aspetta. 1.100.000 costa. E che cazzo mi frega, ti è? 170.000 euro. Brother. Cioè ti sto dando Leonardo Berardi, bro. Cioè non so se è chiaro, eh. Vuskovic, trattiamo per Vuskovic, va. Beh, io te direi importante. Te dico zero clausola. I classici 7.000 euro. Forse è troppo, regà. Mi sa 7.000 euro sto a... Fai 5, bro. Ma dagli solo 5.000 euro. Porco Dio, accettato, ragazzi. Ci sta a fare una rapina. Ah, bro, ci ha fatto una rapina questo. Ma quant'è? Porco Dio, 62, ma è una merda. Vabbè, però magari sale, capito? Ubarzi, pure questo 16 anni, porco Dio, faccio veramente i ragazzini. Ah bro, a me sto Ouro Tagba, me casa proprio. Ma quanto c'ha di rating sto Ouro Tagba? Ah bro, ma c'ha uno. No bro, no, no, mi dispiace, Raptor rotto o boccio. No, non mi fido che è una berba, non me va. Cioè, la carriera durerà 3-4 anni, mica 25, frate. Mi serve una roba più istantanea, cioè una roba mezza, te dico che è subito forte, però in 3 stagioni diventa comunque un bel giocatore, dai. Tipo sto Gray, che mo sta da consigliare a tutti. Però se fa pagare, il signor Gray. Che te posso dare io? Io te posso dare Nicola Gallo. 72 è buono. Oppure gli posso dare Fiore. Magari con Fiore, che tanto Fiore 30 anni, 74... A sinistra c'è Mergallo e Coleoscio. Se magari col Fiore mi danno... Mo fa gratis. Rimuovo la clausola. Vediamo un po' che mi dice. Porco Dio, accettato!
Sta sei un coglione, ma tu zio, bro, ma che cazzo, come te permetti, sei mio fratello. Come gli ho dato 4 milioni per giocatore? È vero, bro, gli ho dato 4 milioni per giocatore. Termina trattativa, bro, hai richiesto fin troppo. Ma Circati o Cubarsì? Cuba. 1,5 milioni, Cubarsì. A November, Oman. Bell'Oman, to, più 104.000 euro. E 1% di clausola di rivendita. Oh, però sei sceso, eh. Mione è buono. Xavi, 950.000 euro, bro. No, bro, non mi piscerà mai, fidati, accetto. Porco Dio, che T-Rex. Accettato, dai. Ci posso stare. E facciamo... Proviamo turnover, così non si accolla. Ah, vuole importante. Boh, a posto. 5 anni. 16 anni pretende importante. 850 euro a settimana, porco Dio, bro, cioè... Beh, piede sti 7.000, dai, va bene. ATT Brunner. Ho visto che Brunner è stato parecchio consigliato, mi sembra. Però forse ne è... Cioè, se è stato così tanto consigliato, non è un po' mainstream. A me pure sto portiere che 18 anni e mi mostra un ottimo potenziale, ma ha gasato. Non so chi sia. Costa veramente tanto. Allora, chi è che abbiamo preso per ora? Vuskovic. Cubarsì. Coleoscio mi ha messo a destra da solo. Allora ci serve tipo tutto il centrocampo, l'attaccante. L'attaccante è importante, cazzo. Gaudo, pochi soldi. Oh, sto cazzo de Gaudo, porco due. Mi sa che è veramente un fan favorite. Quanto costa Gaudo? Prima che sbrocco. Va, avanza offerta, vediamo. Vanno 2 milioni. Cazzo mio, costa poco. Controfferta, gli do un altro scambio. Posso datte... Gallo, mi sa che te devo far volare, bro. Rimuovo la clausola, rinegozio l'offerta, gli do 450.000 euro. Vanno 1 milione. Forse vanno la clausola pure, un pochetto. Un 20% di clausola e te levo il milione. Il milione è troppo, frate, dai. Sta fermato. Ma tanto se non lo rivendemo. 3-5. Mega se in realtà mi pare male. Famo turnover. Vediamo se rosica. Rosica. Che quindi è buono comunque. Cioè c'ha un buon rating. Ah, 75 di potenziale con l'ultimo aggiornamento. Io do un euro. Leva sto coglione. Dai, via da via dal cazzo. Qual era l'altro che mi hai detto che era bello? Invece do cazzo stava. Avevo messo qua. Paez. Beccate sto treno. Ma questo trequartista in realtà buono. In realtà abbiamo comprato due difensori. Gli potrei da... Tiè, Piade Coppola, bro. 1,6 milioni. Dai, è 1,5 milioni col 6%. Vediamo che dici. Vuole un botto dei sordi. Ti posso provare a dar Gallo. Ah, bro, io non posso salire di più, però. Non sto sotto un treno. Ah, bro, devo pagarlo. E il problema è che se faccio un'altra offerta mi piscia un culo, bro. Dici 3 milioni e me lo dà. La posso provare, ma se mi rifiuta è amen. 3-4. Ah, bro, io accetto. Sì, cazzi. Lavoriamo dei vendite e prestiti. Cruciale. 5 anni. 2 anni. Ma come 2 anni? 3. 16 anni, cioè, mortacci tua. 1000 euro. Porco Dio. Vai. Allora, ha preso questo. Sto cazzo di Paez. È 71, è un bel treno, eh. 71 è un bel treno. Questo qua mi gioca esterno. No, questo qua mi gioca COC. Quindi, ma in realtà COC mi casa. Aumentiamo il debole, aumentiamo quell'altro. Dobbiamo pianare tre esterno, dobbiamo pianare attaccante. A centrocampo stiamo sotto un treno. Però... Ah, oh, Fiore comunque, Fiore è da Silurao. 74, Fiore deve via al volo, ragazzi. Mi sa che posso provare a mettere in vendita i giocatori. Da Brosa. Allora, i portieri io li terrei. Per ora, tutti e tre. DC quanti ce ne avevamo? Ce ne avevamo 800. Cubarsì, ma... Cioè, tipo, capito? Sì, però mi servono due sostituti semiumani. Cioè, questo 59 dei 34 anni, porco Dio, ma che cazzo ci devo fare? Ma venni. Tanto tutto fa brodo. Due terzini per ora devo tenerli.
Fiore pian volo. No, sta pure in scadenza, bro. Porco Dio, fiore in scadenza, ce lo svalutano pure. Rinnovo easy e vendi. Com'è che faccio? Delego? Delego e rinnovo e ciao. Perfetto, aggiungi la lista trasferimenti. Anzi, Bairami qua va venduto, bro. Via Bairami dal cazzo. Andiamo avanti un attimo. Che cazzo è Esposito? Ma che me frega, vendilo. Tutto quello che mi arriva siluramo. Rinegozio offerta del cartellino. Fida del 2.450 se scende poco poco poi. Hanno accettato. Gasa. Piani crescita per quelli che abbiamo già preso. Quindi lui. Grande Vuskovic. Aumentiamogli un po' tipo de velocità che sta sotto un treno. Kubarsi. Perfetto, libero, mi piace. Però ci mette 21 settimane. Sono fottio, cazzo. Coleoscio. Come sta messo lui? 3 de skill. Bella velocità, ragazzo, comunque. Vai, vai, regista largo, mi piace. A lui già gliel'abbiamo dato, lo stiamo a trasformare in COC, che sarà la nostra riserva del ragazzo. Gli aumenterei subito il debole, 8 settimane. 3 de debole è un po' una merda per... Ok, per ora solo sti 4 abbiamo preso? Sì, per ora questi 4. La lucidità ai nuovi? Bisogna dargliela? Ma cazzo, sì. Cazzo, è vero. Quindi quando compro i giocatori buoni, cioè quando compro i giocatori poi devo ricambiargli il programma d'allenamento perché c'hanno quello equilibrato. Ok, allora andiamo un attimo avanti perché devo vedere un paro di vendite. Ma che cazzo hanno questi? Oh, ci servono soldi, brother, mi dispiace. Ci servono soldi, piacere mio, te la sei cavata bene. Porco Dio, 5 milioni e 100 posso trattare qui. 5 milioni e 100 se chiede subito 5 milioni e 5. Bisogna sparare alto. Poi raggiungiamo quello che ci serve. Boh, hanno coppato. Raga, gratis, oh. Che è sto portiere? No, no, no. Che cazzo è Mohamed Jawab? No, ma via. Questo mi sta più a per culo. Ma che è? Ok. Thiago Santos, terzino destro. Emoji dell'allarme. Forse un po' di roba. Che è che ci serve? Ah, raga, ci serve il centrocampo. Bro, ma ci serve l'attacco. Thiago Santos, 20 anni. Ah, ok, questo qui è la Pia del Toz, mi pare. Bro, in attacco chi piamo? Cioè, quella è la vera domanda. L'attacco è la vera domanda, bro. Niente, sto cazzo De Brunner è tipo il most requested. A bro Sesco, quanto me gasa Sesco, porco Dio. Benjamin Sesco, questo è un treno. Questo me gasa proprio. Dici che costa tanto Sesco, beh? Non è che mi fa impazzire il Diz punta come idea. Aspetta, mi fai passare un attimo sti 3 giorni così almeno vedo pure... Il Venezia vuole via... No, 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 no. Vaffanculo te il prestito. Fiore, porco Dio, l'abbiamo già venduto. Fammi skippa sti 2 giorni che ci stanno... Oh, ecco qua. Ci abbiamo un po' di... Un po' di situazioni. Allora, qui servirebbe pure l'esterno sinistro. Vediamo un po'. Mazza Calafiori con 20 milioni, mortacci vostri. Questo secondo me se può pià. Terzino sinistro, pulito. E do 1.200.000, bro. Voi coppola. Pialo. Madonna, Healing, porco zio. Healing mi prosciuga il conto bancario. Cazzo, il Diz è gratis. Il Diz lo giochi tipo esterno sinistro, fratello, paghi una sega, oh. E il Diz me lo danno in prestito. E così mi arrabbi. E così mi arrabbi. Prestito con diritto di riscatto. 1.800.000. Oh, accetto. Ma che me frega pure. Ah, raga, ma pure se fa cagà, ma a me che cazzo me ne frega. Cioè, ma questa è una plusvalenza enorme. Cioè, male che va, gioca, cresce, lo rivendo al quadruplo. No, ma no al quadruplo, a 10 volte tanto. Ma che me frega. Se viene. Bravo, se viene. Oh, Gray, beh, che devo fa? Che cazzo gli avevo offerto io a questo, poi? E mo gli devo offrire Bairami, bro. Ma sì, 150.000 euro, ma che cazzo ci frega, dai, da sta a fare T-Rex, dai. Ma come 2 anni, oh, 3, dai. Ma ragazzi, ma questo si chiama Archigay. Oh, accetto. Ah, raga, ma questo vuole 6.5 piotte, porco Dio. Ma scusa, ma mai chieste te? Vabbè, accettiamo, che te devo dire? Accetto, vai. Allora, andiamo un attimo avanti. Oh, il Diz c'è venuto, Godo. Oh, a Fiore, levate dal cazzo, porco zio. Che devo fare a mercato noi. Allora, gestione squadra. Il Diz lo metterei qua, capito? Portiere, attaccante. Terzino, portiere, attaccante. Però facciamo prima una cosa, aspetta.
Allora, diamo Gray, piano di crescita, 2 de skill, bro, stai sotto un treno, cazzo. A lui gli cambio ruolo, secondo me, no? Cioè, se lo faccio esterno sinistro, cresce. Esterno 4 settimane è meglio. Dorgu, gli damo... Mamma mia, 2 di debole. Famoglie cresce un po' il piede. Quanti soldi ci abbiamo? In realtà se può dobbiamo comprare 3 giocatori. Io direi che un terzino secondo me possiamo prendere in prestito. Cioè, secondo me un terzino tocca metterlo in prestito. Cioè tocca piarlo tipo in prestito. Van Duiven, 18 anni, potenziale 88. Oppure Vapor, 18 anni, 66, potenziale 86. Nelson Vapor, no. Yeah, Sinclair Armstrong. Bro, ma che cazzo vedi? Ma chi è, bro? Ma che abbi fede, bro? C'ho 3 euro. Oh, però sta in scadenza di contratto. Io un'occhiata a sto ragazzo gli do. Ragazzi, irlandese nero. No, bro, sono rari. Cioè, io c'ho questa roba perché vi ricordate Irlanda e Costa d'Avorio? Ai tempi degli indovina chi con Rebecca? E quindi io poi a Rebecca gli risposi, scusami, perché poi ovviamente i giocatori della Costa d'Avorio sono tutti neri, chiaramente, no? Fatto, mi dici un irlandese nero? E quindi adesso ogni volta che ne vedo uno è tipo, nah! Mi fai vedere il Chiena? Oh, Travis Scott! Che me causa questo? Oddio, pare Travis Scott, scambio giocatori, diate sto portiere, Federico Rizzo, che ne pensi? Porco Dio, 4 milioni vanno per Travis Scott, ma in botto. Minchia, 87 potenziale, è un treno. Armstrong, 78 potenziale. Cioè, Raptorone, la devi smettere però, Raptorone, che è 78 di potenziale? Ma che consigli mi fai? Ti vuoi fidare? Guarda, mi fido talmente tanto che a prescindere da tutto, Armstrong lo compro come secondo attaccante. Ormai ho deciso. Raga, non c'ho più niente però per gli scambi, vero? C'ho Nicola Gallo. Cioè, se te do tipo 2 milioni e mezzo, dai. Fai 2 milioni e 3, cioè mi sto a tirare poco alto. 2 milioni e 3 con una clausola rescissoria, frate, del 7%. Ma che ne pensi? Sono stato talmente tanto convincente, effettivamente, nel tirar fuori st'offerta, che mi sono convinto pure da solo. E si è convinto pure quello del gioco, capito? 7% completamente a caso. 2 milioni e 3 alla fine, onestissimo. Te do un bello importante, Travis, che ne pensi? Cruciale. Minchia. Regà, sta arriva il treno. Mamma, porco Dio. 3. Vanno sempre 2 anni, vanno, se fanno questi. X clausola rescissoria. 2000 euro di stipendio. Bravo. Oh, bel direttore di banca, accetto. Travis Scott. Che okay, guarda come arriva. Bello, pulito. Elia Fiore si leva bello che dal cazzo. No, ci sei mandato in palestra da Danny? Certo che non si vede. Allora, gestione squadra. Questo lo leviamo dal cazzo. Bam. Ilenichena. Vabbè, 16 anni 71. Ma questo è veramente un... Cioè, tocca vedere in video di questo. L'attacco a me mi sta a gasare. Cioè, proprio è un bello attacco. Ma pure la difesa. Dobbiamo comprare un terzino destro, un centrocampista e un portiere. Ragazzi, aspettate, devo un attimo fare una cosa. Devo un attimo comprare un giocatore. Sinclair Armstrong. Gli do subito Dario Meyer. Non lo vogliono. Raptoro mi sa che sta a pinder culo. E Leonardo D'Angelo non lo vuoi, bro? Cioè, Leonardo D'Angelo più 208.000 euro. Col 9% di rivendita. Quanto di casa? Poco. E vabbè, bro, allora facciamo così, dai. 750, 9%, s'abbracciamo, GG. Ammazzati, lo compro. E ormai Sinclair lo devo prendere. Sporadico, accettiamo. 4 anni, accettiamo. Ignoriamo la clausola. E gli diamo la bellezza di 1.350 euro al mese, bro, a settimana, bro. Con 2.000 euro di... No! Ma come non ha accettato? Bro, ma 1.250 euro a settimana sono un signor stipendio. Perché non ha accettato il signor Sinclair Armstrong? Chi è sto boss? Ma fammi vedere. Sirvano. Eccolo! Però è 1.80. Oh, porco Dio. Onana quanto casa. Onana casa proprio. Però mi sa che costa troppo. Amadou Onana, frate. Questo fischello mi casa una cifra.
Ho visto con. Cioè, ho giocato col Belgio. È tipo bislungo. Sembra tutto storto. Ma in realtà non ha perso un pallone al centrocampo. Mike Penders. Oh, che carino! Porco Dio, 2 metri! Porco Dio, ma mi piace un Zonzi. C'è sta? Mamma mia, ragazzi, Steven Zonzi. Mortacci tua. Vos, mezzo carino. 18 anni. Olandese si chiama Silvano. Cioè, capito che te voglio dire? Gasa. Fammi vedere quanto me vanno. Oh, 1,4 milioni. Vabbè, sarà tipo 68, tipo, più o meno, no? E io te do 1 milione. Abbassi la clausola? Ma a me tu che abbassi la clausola non mi interessa. A me mi devi abbassare i soldi. Solo perché sei te. Godo. 1.150.000 euro. Facciamo turnover, vediamo che vuole. Gli va bene il turnover, quindi sì, secondo me è 67, tipo. Bonus di ingaggio io rimuovo 800 euro al mese, a settimana via, te li vai, casi. Boh. Vediamo quant'è sto coglione. 65? Tanto crescono in fretta, 66. Comunque stiamo a tirare su una squadretta elegante, eh.